Buongiorno ragazzi, questo inverno ho realizzato diversi video di pernottamento e molti di voi mi hanno chiesto delucidazioni sull'attrezzatura che utilizzo per dormire fuori. Dunque, eccomi qui oggi a parlare della mia attrezzatura invernale e che non si dica che non esaudisco le richieste dei miei iscritti. E tra l'altro adesso siete più di 3.000, quindi per questo vi ringrazio. Di recente ho fatto un upgrade dell'attrezzatura, specialmente per quello che riguarda il comparto notte. Dopo aver fatto delle prove con prodotti economici che non mi hanno soddisfatto, ho deciso di passare ad attrezzatura molto performante, appunto ultraleggera ed ultracostosa, come si legge nel titolo. Ora vi farò vedere questa attrezzatura e ve la descriverò in maniera sommaria. Poi la metteremo a confronto con la mia attrezzatura vecchia, quella che ho utilizzato fino a qualche mese fa. E vedremo se conviene investire parecchio denaro per dell'attrezzatura molto performante o se va bene anche la roba economica o quella di Decathlon, per esempio. Allora, questa è la mia attrezzatura vecchia. Ci metto vicino una bottiglietta d'acqua così vi potete rendere conto delle dimensioni. Allora, il sacco a pelo è un Lafuma Yellowstone in sintetico. 5 gradi di comfort, 1,5 kg di peso, 60 euro. Il materassino è un autogonfiante della Ferrino, circa 1 kg di peso, ve lo danno per 35 euro. Questi elementi risalgono al 2011 e furono a loro volta l'upgrade di un'attrezzatura molto datata e di seconda mano che usavo quando ero negli scout. Si tratta di materiale economico perché all'epoca non avevo possibilità di spendere molto. E diciamo pure che all'epoca il top di gamma aveva forse ancora dei prezzi totalmente inavvicinabili. Passiamo ora da quest'altro lato per andare a vedere i nuovi elementi della mia attrezzatura. Il sacco a pelo è un Cumulus Panium 600 in piuma d'oca con un fill power di 850 Queen, meno 6 come temperatura di comfort, 970 grammi di peso, 320 euro. Il materassino è un Neo Air X-Lite della Thermarest, un gonfiabile con 3,2 come valore R di isolamento. Questo costa sui 150 euro. Facciamo un rapido confronto di dimensioni tra i materassini. Eccoli qui. E i sacchi a pelo. Diciamo che i sacchi a pelo non sono proprio confrontabili perché abbiamo un più 5 gradi di comfort contro un meno 6. Ho preso un sacco a pelo più pesante perché ultimamente mi capita di fare pernottamenti anche sulla neve, cosa che fino a qualche anno fa non facevo, quindi ho deciso di prendere un sacco a pelo più pesante. Considerate che un equivalente in sintetico con questa temperatura di comfort probabilmente sarebbe stato grande il doppio. Due parole veloci sull'attrezzatura nuova, adesso ve la faccio vedere un po' più da vicino. Sul Cumulus c'è poco da dire, veramente un ottimo sacco a pelo, ad un prezzo che è sicuramente adeguato alle caratteristiche. Molto ben fatto a livello costruttivo, ha sia il collarino interno, sia il cappuccio. Entrambi si possono stringere in modo tale che vi rimane fuori solo la bocca e il naso. Ha le camere trapezoidali che assicurano un ottimo isolamento termico. Ci ho dormito a qualche grado sotto lo zero, non sono arrivato proprio a meno 6, sono stato caldo. È da dire che ci ho dormito comodamente anche a più 5, più 6, senza avere caldo, e secondo me è merito della fodera che ha una buona traspirabilità, si chiama PowerTex. È un nylon ultraleggero. Se proprio devo trovargli un difetto, direi la sacca, che è veramente troppo troppo piccola per riuscire
a contenerlo e soprattutto è una sacca semplice senza cinghie, quindi praticamente non si riesce a insepparlo bene dentro, tende a fuoriuscire. Quindi ho comprato questa qui della Alpidex, che è un'ottima sacca ed ha la possibilità anche di alle cinghie per poterlo comprimere. Il Thermarest è fantascienza, nel senso che isola in maniera perfetta, è bello spesso e quindi comodo, ma nello stesso tempo ha un peso e un ingombro ridottissimi. Non ricordo se l'ho detto prima, 340 grammi contro 1 kg del ferrino. La cosa interessante è che Thermarest quantifica il potere isolante dei suoi materassini con un valore chiamato valore R, che va da 1 a 6. Quindi si ha una scala di valori per scegliere il materassino, così come si hanno le temperature di riferimento sui sacchi a pelo. Questo è classificato come un 3 stagioni, ma va bene anche per l'inverno, a meno che non vi trovate a temperature estreme. La tecnologia costruttiva è molto particolare, ha praticamente una doppia serie di camere a sezione triangolare, messe sfalsate, simile alla realizzazione costruttiva del sacco a pelo, ed è proprio merito di questa tecnologia se il materassino riesce a isolare in maniera così efficace. Bene, dopo aver esaminato questo tipo di attrezzatura, arriva la fatidica domanda: ha senso investire tutti questi soldi? Per quanto riguarda la mia persona, la risposta è sì. Questa roba ha le caratteristiche per durare come minimo 10 anni, ma io penso che durerà anche di più. 500 euro spalmati su 10 anni diventano una cifra ragionevole. Poi, se vi piace cambiare l'attrezzatura una volta l'anno, quello è un altro discorso. Io volevo mettere un punto alla questione e non pensarci più. Chiaramente quello che va bene per me non è detto che vada bene per voi, quindi prima di investire cifre importanti è bene riflettere su alcuni aspetti. Ammesso che le abbiate queste cifre, perché se non potete spendere, come è successo a me 8 anni fa, la questione non si pone nemmeno. Dunque, quali sono secondo me gli aspetti su cui dovete porre l'attenzione? Siete dei neofiti? Se la risposta è sì, forse non è consigliabile spendere subito cifre importanti. Questo non perché i neofiti debbano per forza soffrire andando in giro con attrezzatura scadente, ma perché, avendo cominciato da poco, non avete un'idea precisa delle condizioni ambientali o del modo in cui il vostro corpo reagisce al freddo, e quindi rischiate di fare un acquisto errato. Quindi il mio consiglio è: documentatevi il più possibile e accumulate esperienza, magari con attrezzatura di seconda mano, come ho fatto io. Una volta che avete le idee chiare, poi spendete, se necessario. Altro aspetto da considerare: come reagisce il vostro corpo al freddo? Io, per esempio, lo soffro tantissimo da fermo, quindi per stare caldo la notte ho bisogno di roba veramente performante e quindi mi tocca spendere. Un paio di mesi fa ho provato un sacco a pelo cinese in piuma d'oca, che sulla carta doveva essere molto simile al Cumulus, ma che costava un terzo. Ci ho sentito freddo, complice il fatto che avevo un materassino sotto, anch'esso cinese, che probabilmente non era adeguato. Ecco, quella roba per me non è andata, ma se siete, che ne so, un Marco Stoppacciaro, che è una montagna di muscoli, o gente tipo Dario Trifelli o Giuseppe Martiradonna, Wilderness Calling, cioè, quelli li buttate in mezzo alla neve e dormono lo stesso, col sacco a pelo da 20 gradi. Perché sono giovani, maledizione, sono giovani. Io sono sicuro che quell'accoppiata sacco a pelo materassino di cui vi ho parlato per loro sarebbe più che adeguata. La percezione del freddo è un qualcosa di molto soggettivo, quindi se siete dei calorosi probabilmente non ci sarà bisogno di spendere. Ultimo aspetto: quanto conta per voi il peso e l'ingombro? L'attrezzatura ultraleggera costa l'ira di Dio, questo si sa, quindi dovete capire quanto ne avete realmente bisogno. Se fate sempre solo pernottamenti di una notte, senza fare troppa strada, allora vi potete permettere di trasportare un po' di peso in più e quindi spendere sensibilmente di meno. Calcolate che oltre una certa soglia di peso, anche 100-200 grammi in meno possono costarvi qualcosa come 100 euro in più. Bene, abbiamo detto tutto? O ci manca qualcosa? Beh, manca il rifugio. Se non ci sono condizioni meteorologiche particolarmente avverse, io porto due elementi: un tarp e un telopavimento. Il tarp che utilizzo
è un economico della Quechua. Questo qui non l'ho ancora sostituito perché sto ancora valutando con cosa sostituirlo, cioè fa parte dell'attrezzatura vecchia. Potrei sostituirlo con un altro tarp, magari una versione ultraleggera, o magari provare i cosiddetti tarp tent, ossia quelle tende monotelo che si montano utilizzando i bastoncini da trekking. Ho già provato la Pyramid Tent della DD Hammocks, che è un buon prodotto, però non mi ha convinto del tutto, quindi l'ho rimandata indietro. Ne ho adocchiata un'altra della Nature Hike, che però potrebbe presentare gli stessi inconvenienti, quindi non so se provarla o se rassegnarmi all'idea di prendere un altro tarp. Comunque restate sintonizzati perché vi farò partecipi delle mie scelte nei prossimi mesi. Più che questo tarp, su cui c'è ben poco da dire perché è un tarp normalissimo, lo trovate da Decathlon, costa 24 euro con pali e tiranti inclusi, vorrei farvi vedere il telo pavimento, che invece è molto molto interessante. Ci sono seduto sopra al momento, adesso me lo levo da sotto il sedere di modo che voi possiate vederlo meglio. Questo è un telo pavimento della Gear Top che mi sento di consigliarvi fortemente perché l'ho trovato veramente bello bello, molto ben fatto. Non so se si vede, è tutto ripstoppato, quindi incredibilmente resistente agli strappi, ed ha sia l'occhiello che l'anello alle quattro estremità. Questo è un 90x220, ma ce ne sono di varie misure. Questo mi sembra di ricordare sia il più piccolo, ma ce ne sono di varie misure. È un nylon ultra leggero e pesa e ingombra pochissimo. Una volta chiuso entra dentro questa sacchetta e pesa 150 grammi. Io lo fisso a terra con dei picchetti, anche questi ultra leggeri, in alluminio, in modo che se mi muovo durante la notte non mi si sposta. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Prima di salutarvi voglio precisare che questo non è un video sponsorizzato, quindi tutto il materiale che vi ho fatto vedere io l'ho acquistato con il mio danaro sonante, dopodiché l'ho testato sulla mia pelle prima di presentarvelo e darvi le mie impressioni. Questo è il criterio che utilizzo sempre, ogni volta, quando si parla di attrezzatura. Di certo non vi vengo a dire che è bella se fa schifo. Ogni tanto c'è qualche genio che mi scrive: ne parli bene solo perché te l'hanno regalata. Illuso, sei un illuso. Che ne dite di scrivermi nei commenti qual è l'attrezzatura che invece utilizzate voi nelle vostre uscite, i vostri sacchi a pelo invernali, i vostri materassini? Così buttiamo giù una bella lista di idee e di roba. Per oggi è tutto, dai, copritevi quando andate a dormire fuori la notte, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.